ripartire dal voto degli elettori. Noi vogliamo essere presenti in Parlamento per costruire un'alternativa. Perché? Perché riteniamo che la mancanza di alternativa non faccia bene neanche a chi governa. Per migliorare la qualità del governo locale serve alternanza nel governo locale, ma questa è una regola che vale in tutti i paesi, è valsa in tutti i tempi, vale in tutte le latitudini. Quando si governa ininterrottamente da più di 50 anni, è chiaro che non c'è un'alternanza, i meccanismi sono arrugginiti, farraginosi, il potere corrompe, non sto parlando di corruzione economica o penale, ecco, voglio dire di questioni del genere, sto parlando di un logoramento fisiologico. Anche il miglior uomo politico, se governa sempre senza un'alternanza, perde qualsiasi spinta propulsiva. Per cui io credo che l'Umbria, che è una delle realtà più belle del nostro paese, che è una delle regioni che affonda le sue radici nella storia italiana, basta pensare a quanti comuni dell'Umbria sono noti in tutto il mondo e sono meravigliosi. Bene, questa Umbria secondo me ha bisogno di una fisiologia democratica, tornare alla possibilità di avere una... È chiaro che la possibilità in termini democratici c'è sempre stata, non è che nessuno ha negato le elezioni, ovvio, però io credo che costruire un'alternativa credibile è il compito che noi ci assumiamo. Ci riusciremo? Dipende dagli elettori. Ci riusciremo? Dipende da noi, perché non sempre sono gli elettori. Probabilmente, se in questa Umbria non si è riuscita a creare un'alternativa, la colpa non è solamente naturalmente della maggioranza che cerca di rimanere tale, è anche dell'opposizione che forse non è riuscita ad essere credibile al punto di riuscire a scrostare questa impalcatura di potere che c'è e che in qualche misura è anche un po' soffocante, perché è chiaro che quando non c'è mai alternativa si finisce poi anche per soffocare il pluralismo. Questa è una regione che ha bisogno di investire sulla piccola e media impresa e bisogna farlo sburocratizzando, dando certezza di riferimento agli imprenditori, abbassando il cuneo fiscale, cioè cercando di fare qualcosa veramente in concreto per queste aziende. Meglio di chi ha vissuto in prima linea non c'è nessuno. E poi questa rappresentanza dall'amica Sandra Monacelli a tutti gli altri che corrono per la nostra lista in Parlamento, alla Camera dei Deputati, credo che abbiano dimostrato sul campo che possono essere il fattore di un cambiamento in regione. Noi lavoriamo per il parlamentare umbro dell'UDC come prima pietra di un cambiamento e di un'alternativa regionale. Italia e giochi del Milan. Come uomo politico ritengo che gli italiani siano più intelligenti di quanto qualcuno le può fare, perché ritenere che Ballotelli possa influenzare nell'esito elettorale è lunare. D'altra parte Berlusconi è un grande presidente del Milan. Come presidente del governo l'abbiamo già visto, non possiamo proprio definirlo grande. Io spero che la ripresa di Balotelli coincida anche con un'attività sempre crescente di Berlusconi nel mondo dello sport, perché credo che il mondo dello sport senta un grande bisogno di Berlusconi, che ha realizzato cose straordinarie che hanno fatto godere tutti gli italiani, mentre forse come Presidente del Consiglio questo godimento non si è sentito nello stesso